Bolzano. Di Venanzio. Giudice Conti. Buongiorno, Rino. Come mai ha chiesto di me? È una sua idea che abbiamo sposato. Vuole andare in Sicilia e chiede che sia lei a comandare la scorta. Io? E perché dovrei rischiare la vita dei miei uomini? Sei l'unico che può convincerla a restituire quel denaro. Tizia Rocco Scalia? È stato visto in Sicilia 3 giorni fa. Sì, ma ha fatto perdere subito le sue tracce. È chiaro. Vuole andare in Sicilia per vendicarsi. È probabile. E voi volete secondarlo. Di Venanzio, lo Stato deve riavere indietro i suoi soldi. Così moriranno altri innocenti. Moriranno comunque se tutto quel denaro resterà nelle mani di Leo Fonte. Dottoressa Bersano. Giudice Conti. Quest'ora. Veniamo al dunque, Lefonte. Dopodomani lei torna libero. Perché non lo so. L'ho pagato tutto il mio debito. 11 anni di carcere duro. Ma i 500 milioni di euro sottratti al clan Scania appartengono allo Stato e lei lo sa. Ah, lo Stato. Ma quale è stato? Quello che sta qua dentro? O quello che sta là fuori? Ce lo consegna adesso quel denaro. E avrà un nuovo programma di protezione. Organizzato dal vicequestore di Venanzio. Conosco il suo valore. Ma non posso passare il resto della mia vita sotto protezione. Gli Scalia vogliono quel denaro. Il vecchio Scalia è morto. E il figlio Rocco è solo un giovane bubardo. Non mi fa paura. Dopodomani Di Venanzio e i suoi uomini la porteranno a destinazione. Dottoressa Giudice, devo rimanere solo con la fonte. Solo pochi minuti. Noi aspettiamo di là. E allora? Perché vuoi che sia io a portarti fuori di qui? Perché nonostante senta il puzzo del tuo odio, io mi fido di te. L'odio è un sentimento troppo profondo, Lefonte. Tu mi odi perché sono il padre di Chiara. Ma Chiara, Stefano e Sara sono sangue del mio sangue. Tutti e tre. E tu hai costretto Chiara a fare una vita d'inferno con quel tuo maledetto piano di protezione. Ricordi i ragazzi che ti hanno scortato a Milano, la fonte? Ma che non me li ricordo. Sarò Ligresti. Paola De Renzi. E poi Francesco Vinci. Il mio più caro amico. Marito di Chiara. Padre dei tuoi nipoti. Sono tutti morti per proteggere tua figlia. Perché tu non hai voluto restituire quei soldi. Sei tu che l'hai costretta a vivere questa vita. Costretta a fuggire come una criminale. Senza una casa. Un'identità. Il suo programma di protezione sta per terminare. È riparata sola. I soldi valgono la vita di tua figlia e dei tuoi nipoti, Leo Fonte. Sei venuto a insegnarmi. A farmi la lezione. È per Chiara che accetto. Così scompari per sempre dalla sua vita. Stefano ha lasciato la pasta. Come sempre. Grazie. Prego. Giovanni, bidello. Giovanni, amico. Giovanni, amico. Michele, compagno di scuola. Michele, con mamma Elda e papà Giorgio. Amici. Amici. Nino, amico. Nino, papà. Nino, amico. Nino, papà. Papà, papà. Adesso basta con questo gioco. Dai, piccola bestia, andiamo a dormire che è tardi. Nino, papà. Nino, papà. Nino, papà, papà.
Stefano. Adesso vi faccio la magia. Odore. Senti questo odore? Ti piace? Sì. Piaceva tanto anche al tuo papà. Lui è papà. Sì, sì, lo so che è il tuo papà. E io lo porto sempre nel mio cuore. Nel mio cuore, solo nel mio. Porta un panino e una Coca-Cola, per cortesia. Subito. Te che vuoi? Io... Allora, doppio wurstel, patatina doppia pure quella, e poi mi fai una bistecca alta, una bella insalata di rinforzo e poi dopo, non lo so, tanto così, una birra. Ma aspetti qualcuno? No, perché? Così. Grazie. Allora? Allora io. Che state a preparare? Avevo libero, non te ci mette pure te stasera, già ho litigato con mia moglie. I miei figli hanno sempre ragione. Quando erano piccoli rompevano i coglioni perché erano piccoli, ma perché sono grossi. Ma falla finita che l'adori. Cioè il piccoletto poi c'ha la faccia tua sputata, impressionante. Sì. Troppo forte. Ma che è la Coca-Cola te bevi? Beh. Tarciso è morto mentre andava a comprare una lattina di coca. Non ho mai più bevuta io, sai? La porta una birra per cortesia. Ah, a me mica devo... Senti, non ci giriamo intorno, di verità, che state a preparare? Me lo devi dire. Non stiamo a preparare niente. Eppure se fosse, tu non c'entri. Che vuol dire c'entri? Sì che c'entro. Se riguarda la squadra, se riguarda Tarciso, c'entro pure io. Lo sai benissimo, l'unico motivo per cui sono entrato in polizia è che devo cercare da un senso alla morte di mio fratello. No, no, libero. Io c'avevo due fratelli. Uno era Tarciso e uno sei te. Tarciso mano le vado. E io a te in bocca qui fino alla mignotta, non te ci mando. Tarcisio, quando è morto mi ha lasciato un compito. Quello di rimanere vivo. No, quello di essere nomo. Quelli sono bestie, libero. Noi possiamo essere più bestie di loro se c'è bisogno. Oh, mo' mi hai rotto i coglioni. La prima stronzata che fai io ti faccio calciare via dalla polizia, capito? Adesso mangiati le patatine e vattene a casa. E non mi segui. Addormentati? Sì, ma non è stato facile, erano più agitati del solito. Chiara, ti devo parlare. Che succede ancora? Il tuo programma di protezione sta per terminare. Lo sai che cosa significa? Oggi sono andato in carcere da tuo padre. Ho cercato di convincerlo. Di fargli capire che rimarrai da sola con i tuoi figli. Ma lui non gli importa niente. Pensa soltanto ai suoi soldi. So che mi vuole bene mio padre. Lasciami provare, fammi andare da lui. Solo io posso convincerlo a restituire tutto. È troppo pericoloso, Chiara. Tanto che cambia. Per lui sono già morte troppe persone. Ho soltanto lui e i miei figli. Ho soltanto te. Non ti lascerò mai sola. Tu dove vuoi? Tieni.
Elda! Elda! Elda, devo dirti una cosa importante, mi apri per favore? Abbassa la voce, che svegli tutti i vicini! Ho capito, mi apri? La pianti di fare il bambino, per favore, Giorgio? Ma io sono un bambino, soffro per amore! Giorgio, è luna di notte! Elda, apri sto cazzo di portone o te sveglio tutti! Tutta Milano te sveglio! Ma guarda sto scemo! E dai! Quanto sei bella Roma! Quando è sera, quando la luna si specchia dentro al fontanone, e le coppiette se ne vanno via. Quanto sei bella Roma quando piove. Hai finito? Sì. E allora sali, va. Amore mio, ti amo da morire. Oh, mi mancate troppo, non ce la faccio a star così. Dobbiamo trovare una soluzione. Oh, ti ho portato pure una cosa, guarda. Sono quelli che ti piacciono a te. Asciugati con questi. Dormirai lì sul divano, tua roba lì. La sveglia alle 6:30 e mi raccomando, non fare rumore perché svegli Michele. Hai deciso che mi devi torturare? Cioè, scusa, dopo tutto quello che hai fatto, la colpa è ancora mia? Sarei io quella che ti tortura? Oh, con quella ragazza che pensi di non ci ho fatto niente. Niente. Cioè, mi affronta la mia intelligenza. Oltre che corrotta, sono pure cretina io. Una cosetta. Ah, ce l'hai fatta una cosetta? La cosetta, che non conta niente. Ci hai fatto una cosetta? Vogliamo soltanto te. Sei uno stronzo. Sono stronzo. Dillo, sono uno stronzo. Sono stronzo. Ecco. Che però ti amo da morire. Mi dai un'altra possibilità? Non mi toccare. Mi dai un'altra? Non mi devi toccare. Amore mio. Non mi toccare. Mi dai una possibilità? Basta la voce che c'è Michele che dorme. Ma che fai, mo? Te ne vai via senza nemmeno... Senza nemmeno che? Parlare. No, parla. Non abbiamo più niente da dirci, vede. Anzi, sì, guarda, c'è una cosa che ti devo dire. Complimenti per aver accettato la missione con me. Bravo, bel colpo. Grazie per la solidarietà. Questa storia non mi piace per niente. Ho deciso di accettare solo per proteggere Chiara. Ma poi non vi voglio coinvolgere. Pensavo di prendere altri uomini. Ma che stai? Sempre insieme di noi. Come sempre. Per me Rocco Scalia è già qui. Dobbiamo stare in campana, Remo. Per 500 milioni di euro ci scatena contro un esercito. Lei come sta? Non ha preso bene. Era scontato. E tu? Ho cambiato il tragitto. Anticipiamo tutto a domani mattina. Avvisiamo i ragazzi. Sono pronti. Io avviso il giudice Conti e la dottoressa Vezzano. Non ti fidi di loro, vero? Non lo saremo. Non so più di che fidarmi. Siamo soli. Come sempre. Io te conosco. Pure io. Questa è la seconda scampagnata che si fa.
Allora, questi sono i documenti nuovi. Passaporto, la carta d'identità e il codice fiscale. Il nuovo nome è Marcello Barreca. Mi avete fatto troppo giovane. Io non sono così. Ci assomiglierà presto. Tutto a posto. Ok, andiamo. Elda, stanza 551, quinto piano a destra. Prendete l'ascensore di servizio, mi raccomando. La fonte. Sei ancora in tempo, restituisci i soldi. Adesso vi raggiungo. D'accordo. Sposta il furgone un po' più là. Va bene. Vai a controllare la hall. Vado. Nemo. Chi è? Sono io, Chiara. Ma sei impazzita, che cosa ci fai qui? Dov'è mio padre? Chiara, devi andare da qua. Devi andartene via di qui. Dov'è mio padre? Chiara. Papà. Questi sono i miei figli. Stefano. Sara. Chiara, vattene di qui. Devo parlare con mio padre da sola. Non mi obbligare ad avvisare gli altri. Elda, fa quello che vuoi. Io resto qui. 2 minuti non di più. Venite. Vieni, Stefano. Guarda. Questo è per te. Ora ti faccio vedere il tuo. Papà, me lo posso aprire? Certo. È meglio, no? Vieni. Vieni, Stefano. Siediti qui. Siediti. Aspetta. Guarda. Com'è bella. Ti piace? Ora ascoltami. Questo è un gioco speciale, Stefano. L'ho fatto io. Io con le mie mani. È come una caccia al tesoro. Vediamo se sei così bravo con i numeri adesso. Fai attenzione. È un puzzle fatto di numeri e lettere. Ora ti faccio vedere. Guarda. Guarda che bello. Lo vedi? Guarda quanti numeri e quante lettere ci sono. Lo vedi, Stefano? Ora ascoltami. Guarda bene questo foglio. Qui dentro, in mezzo a questi numeri e queste lettere, c'è nascosta una frase magica che io so che tu puoi indovinare. Concentrati, Stefano. Per ora, ora dimmi solo la prima serie di numeri che riesci a elaborare. Avanti, Stefano. Avanti. 2321. Bravo. Bravo, Stefano. Bravo, sei proprio bravo. Io lo sapevo, io lo sapevo. Senti, Stefano, la frase che troverai te la devi ricordare. Te la devi ricordare, capito? Se vuoi giocare ancora con il nonno, questa è tua. Te la regalo. Tienla con cura, Stefano. Chiara, nella scatola ci sono i codici e la frase chiave per accedere ai miei conti. E tuo figlio ha capito come arrivarci. Non dimenticartelo mai. Ho sempre sperato che l'avresti fatto, papà.
Tu non sai da quanto tempo ho desiderato questo momento. Non c'è bisogno. È così anche per me. Dovrebbero essere già qui. Stanno arrivando, stai tranquillo. Ci siamo. La fonte. Devo parlarti. Chiara, i bambini. Cosa? Visto che bei regali che ti ha fatto il nonno? Sì, sì, molto belli. Ma la macchina non l'avevamo messa qua? Sì. Era proprio qua. Sulle scale delle terze. Vai al mare. Aspetto. Correte. Amore mio, che strano è fatto trovarmi dentro alla... Mamma, sete. Sei per andata a bere. Figlia la mia, Chiara. Chiara Vinci. O preferisci che ti chiami Chiara Leofonte? Molto carini. Ne prendo uno. Però ti faccio decidere quale.
Hai 20 secondi di tempo. Se no li ammazzo tutti e due, prendo te. Tutto quello che puoi. A mia figlia no. Secondi sono diventati 10. Lui? O lei? Allora? Lasciala! Ottima scelta. No. Vai, amore. Vai. Sono amici della mamma. Non ti preoccupare. Sono amici della mamma. Provare a seguirci se vuoi rivederlo vivo. Se non ci sei, non vivo stare il bambino, ti ammazzo. Figaro, guarda il burro. Remo! Che cazzo stai a fare? Sto tornando indietro di corsa, me li sono persi per strada. Macchina. Signora, la tenga, la prego. Ma posso passare adesso? No! Dai, dai! Chiara! Arriva, aspetto! Vieni! Ti terrà su!
coda. Resta qui, non ti muovere. Anna! Anna è ferita. Oddio, sangue. Tirate. Ferma. Signora! La prego, mi aiuti. Sta male mio marito, la prego. Mi aiuti. Devo tamponare le moretti. Tira via! Stefano! 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 No! No! Non è niente, calma. Tranquilla. Calma. Oh, Leofonte sta scappando. Calma. Corri! Leofonte! Dove sono i bambini? Chiara. Hanno preso Stefano. Pronto? Di Venanzio. Chiara Leofonte verrà operata tra pochi minuti. E Sara, la bambina? Al sicuro. Ma adesso siamo costretti a fermarti. Dici dove sei. Non aggravare ancora di più la situazione. Perché non mi dici come stanno le cose? Eh? Che intendi dire? Il nostro percorso non era segreto. E allora perché Scalia sapeva tutto? Chi l'ha informato? Sono cose gravi, Venanzio. Mi passi giù dei cioccolati. Sì. Guarda, che se tu non ci consegni Leofonte, io non posso più proteggerti. È il bambino. A lui che lo protegge. Mi dispiace, io vado avanti. Ma voi state attenti. Guardatevi alle spalle. Libero. Il bambino e Coscalia stanno su una jeep. Ti sta seguendo, stanno su una jeep. Non te li perdere, libero. Mi sto incollando. Chiedere, che succede?
Libero, rispondi, mi senti? Figli, fermarsi, che stiamo arrivando. Fermate lì, non ti muovi. Aio. Elda, tutto bene? A posto. Questo mi sa che mi ha salvato la vita. Che? Come stai? A posto. No. Che c'è? Mamma, dove sei? Stefano ha paura. Mamma, dove sei? Stefano, sta tranquillo. Sta tranquillo, ti vengo a prendere, va bene? Mi senti? Sono Nino. Nino, amico. Nino, Nino. Venanzio, ti ricordi di me? Scalia. È Leo Fonte che voglio. Tra un'ora esatta prendete l'autostrada per Livorno. Per ora non muovetevi. È pericoloso muoversi, vero? Aspetta un attimo! Per favore, ho bisogno di uscire. Togliete giubbotti e lampeggianti. Giubbotti e lampeggianti.
RTL 102.5, giornale orario, edizione straordinaria. Buona giornata da Luigi Tornari. Ancora sconosciute le cause della strage avvenuta nelle terme della città di Montecatini. Il bilancio delle vittime aumenta di minuto in minuto. Una giovane donna, Chiara Vinci, è giunta all'ospedale di Pescia ed è stata subito sottoposta ad un primo intervento. Le sue condizioni sono disperate. Il dottor Sperduti, a capo dello staff medico, ha dichiarato per la sua paziente una prognosi infausta e uno stato di coma per ora solo a livello farmacologico. Tra le vittime della spaventosa strage ci sono 5 agenti di polizia, ecco i loro nomi: agente scelto Nicola Aquilani, agente scelto Giulio Contarello, agente Vito Marchiomma, agente Giulio Maestrangeli e l'agente Luca Petrazzi. Numerose sono state le reazioni da parte delle rappresentanze politiche, delle forze dell'ordine e della magistratura per questa che verrà ricordata come una delle pagine più nere della storia del nostro paese. Il viaggio tuo finisce qui. No, dai, non me lo fa. Finisce qui! Remo! È tutta colpa mia. Ma che stai a te? È colpa mia. Cazzo, dovevo dare l'allarme, non l'ho fatto. Perché? Ehi. Perché? Tu non c'entri niente, è successo e basta. Se riuscirci da solo. Io conosco loro molto meglio di voi. Non capisci che così uccide Stefano? È qui che ti sbagli. La mia vita al posto della sua. Prendi la pistola. Un sogno, tua madre. È inutile che la chiami. Tanto è tan bene. Ti piace? Chi se sai, po'. È l'animale di mio figlio. Che fate scante? Hai paura? Non ti preoccupare. Ti ha letto e poi stava compagnia. E tu è mio figlio. Tony, saluta. Ah! Ma chi abita a Tareucci? Ma chi sei scemunito? No, e tu ne esci, ecco. E tu fa un pazzo su tucchi. Ma poi tanto ci passa. Minchia, taglialo come si scanta. Ma se aveva paura, significa che ha ragione ancora.
Ora ve la sto sola. A questo fate amicizia. Che c'hai da dire? Fammi tagliare. Scemo, Nita non vuole essere toccato. E io non lo tocco. Ma se mi fai tagliare il tuo tesoro, io dimostro il mio. Sei d'accordo? Che cos'è? Gioco facile, facile per Stefano. Regalo nonno Turi. Anche il mio gioco è facile, facile. Che vuoi fare? O vuoi virire? Gioco facile, facile per Stefano. Regalo mamma Rosaria. Chiedi il grilletto e boom, divento grande. Gioco facile, facile per Toni. Lo capisci, scemunito? Quelli cercheranno noi. Pronto. L'autostrada è piena di sbirri. C'è un casello non attivo all'altezza di Chiesina. I tuoi uomini falli aspettare lì. Tu e Leofonte li raggiungete poi, uscendo dal casello di Alto Pascio. Ci vuoi dividere? E perché? È a voi che stanno cercando. Ascolta a me, se vi separate è meglio. Fammi parlare con Stefano. No, mi dispiace. Questo non è possibile. E chi me lo dice che è ancora vivo? O Piccirido non sta più con me, ma è mani sicure, non ti preoccupare. Tu però ti devi sbrigare. Muoviti se vuoi rivederlo vivo. Quel bastardo ci vuole fottere. Lo dobbiamo anticipare. Ragazzi, statemi a sentire tutti. Giorgio, devi andare avanti per primo con la tua macchina. E tu, Edda, non staccarti mai dalla fonte. Per nessuna ragione, mi raccomando. Dottoressa? Dottore? Visto niente? Non ancora, ma l'autostrada è completamente bloccata. E le strade provinciali? Ci stiamo organizzando. Scusate. Pronto? È una situazione assurda. Già. E per quella richiesta? Questione di minuti. Bene. Dottoressa? Arrivederci. Ti possono più sentire, Rocco Scalia. Di Venanzio. Il tuo piano ha funzionato, pezzo di merda. Sono rimasto solo. Ma anche i tuoi sono morti. Ed è la stessa cosa che farò con te. Se non mi dici dove sta il bambino. Hai capito, porco bastardo? Giuro che t'ammazzo. Stai calmo, poliziotto. Voglio sapere di Leofonte. Non ti preoccupare. L'erba cattiva non muore mai. Dimmi dove è Stefano. Intanto prendi la statale per Civitavecchia. E corri. Il resto te lo dico al cellulare.
Ah, fanculo a te, sto cazzo di cellulare. D'ora in poi parliamo via radio, capito? Stai attento, Scalia. Agli ordini, capo sbirro. Però a muovere, che io sto perdendo la pazienza. Il bambino rischia. Rischia assai. Ragazzi, io e la fonte proseguiamo da soli. Come da soli? Ma che stai a dire? Voi avete fatto pure troppo per me. E vi ringrazio. Non esiste, no? È un ordine. Beh, da qua non quasi si discutono gli ordini. E andiamo alla fonte. No. Ma se prende la macchina lui, noi come torniamo a casa? Guarda se ci sta nega che questo. Andiamo. Oh, sali, sali. Ma io sono carico. I chiavi ci stanno. Pronto? Ah, tu sì. E come stai? Come? Mi figli non vede l'ora di entrare dentro la famiglia. Va bene, come dici tu? Ti aspettiamo. I due era vero. Dopo che io ho ammazzato Scemunito, ammazzo magari anche Rocco Scalia. A così la finisce di fare padrone. Zitto te! A portare il rispetto, Tone! Perché non ti scordare, figlio mio, che quando morì tuo padre è Iddo che ne mantiene. Iddo non è mio padre. Ma devi andare come a tutte le voci schiave in roccanivora, Tony. Io lo odio! Non la voglio qui! Ora basta! Ora la finire! Cala da te e mangia. Non hai occhio pedito. Siamo rimasti soli, tu vedi, eh? Che ci volevi fare con tutti quei soldi? Volevo vendicarmi. Con quel denaro potevo sterminare tutta la famiglia Scalea. Non ti è bastato quello che hai fatto? Io penso solo a Stefano. Anche lui vive in un mondo di numeri. La differenza è che lui è innocente. Ne parli come se fosse tuo figlio. È come se lo fosse. Guarda qua. Che? Che roba? Un portatile con scanner telefonico satellitare. Ecco come si collegavano al videofonino. È così che ci localizzavano. Che fai? Che stai a fa? Sto provando a vedere se riesco a rintracciare dove si trovano. Ho appena intercettato una chiamata dalla Sicilia. E allora è lì che nascondono il bambino. Dottore, c'è stata una sparatoria qui al casello di Chiesina. Diversi morti. Li stanno identificando. No, non c'è nessuno dei nostri. Ah, ci sono novità. Ho quello che ha chiesto. Geofonisti. Ma che c'è scritto? Non si capisce niente. 110 per 24 linea punto 7. Manca poco per la parola chiave. 6 omega punto 9 linea alfa 7 punto. Usai, magari a mia mi avesse piaciuto studiare. Ma non da scolare Scemunito con macchina tua. Stefano è bravo, non è Scemunito. E non t'abbiliari. Lo capisti con sogno. Ti ricordi chi tu caderissi, Scemunito. Scemunito non c'è, Stefano c'è. Gioco facile facile per Stefano.
È inutile. Tanto non capisci. Non c'è gusto con Tia. Non c'è gusto con Scimunito. Non c'è gusto con Stefano. Tony, spara a Scimunito. Tony, spara a Stefano. Oh, adesso calmati e mangia. Io ritorno dopo. Ciao Scimunì. Ciao Stefano. Ciao Tony. Devi dirmi di più, dottoressa. Finisci la scalina. Ho fatto ascoltare le intercettazioni degli agenti. Ti rimenanzio. Ho detto di seguire Chiara Leofonte. Sapete il tragitto, che è stato tutto anticipato domani. Che altro vuoi sapere? Tutto. Ho niente più picciolo. 11 anni di lavoro insieme, Maria. 11 anni di confidenza e complicità. E tu ci hai venduto a quegli assassini. Come hai potuto farmi questo? Venanzio! Parla. Al porto di Civitavecchia, prendi l'ultimo traghetto per Palermo. Non è che manca molto. Ma se corri ce la fai. Allora, 2 succhi di frutta, fragole e limone. Bravissimo. Perfetto. Niente. Giorgio? Un letto. Niente, niente, volete, sicuri? Ti è piede, sì. No, non li voglio, sì. E ti è... Non li voglio. Vai, vai, vai. Ma lo lasciamo qui. Vai! Oh! Oh! Alu! Con lui. Allora fammi sentire la sua voce. Rocco Scalea. Ragioniere, quale onore. Ti darò tutto quello che vuoi quando mio nipote starà al sicuro. Io non c'ho fretta. Nemmeno io. È 11 anni che sto aspettando. Tu prova a fregarmi un'altra volta e io te l'ammazzo. E poi ammazzo anche a te, capiscesti? Non vi succederà niente. Parola di Rocco Scalia. Dimmi cosa ti ha detto mia figlia. Nino, ti prego rispondi. Qualunque cosa mia figlia mi ha detto, io lo devo sapere. Lo devo sapere.
chiesto di perdonarti. Chiara, la prima di pregare. Bambina mia, mia. Ma davvero devi vedere che te lasciavo da solo? Oh, ma te sei impazzita, ma che cazzo stai a fare? A chi stai a telefonare? Volevo parlare con mio figlio. Te credi, anch'io vorrei sentirlo. Il problema è che adesso non possiamo e tu lo sai. Cioè, devi stare attenta, Elda. Sì, ma non si può più andare avanti così. Michele c'è soltanto noi, non si può più andare avanti così. Amore mio, guarda. Guarda, ce la faremo anche stavolta. Hai capito? Ce la faremo anche stavolta. Scalia vi credeva morti. Era l'occasione giusta per lasciarvi andare. E allora io che sto venuto a fare? No, Nino, con me funziona così. Io e te insieme, fino in fondo, questi erano i patti. Io non c'ho niente da perdere, Remo. Tu c'hai una famiglia, una moglie, figli, libero. Elda e Giorgio hanno un figlio. Ah, Nino, io sono poliziotto, e pure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare. E l'hanno accettata pure le famiglie nostre. Poi che cazzo dici? Pure te c'è una famiglia. Se chi era ce la faccia, tu bambini. Io sono solo, Remo. Lo vuoi capire che sono solo? Ma come faccio a crescere dei bambini? Non so nemmeno da che parte si comincia. Ma perché te credi che io lo sapevo? Non lo sa nessuno, Nino. Però una cosa è certa. Senza la madre gli resti solo tu. A me Stefano non mi accetta. Non mi ha mai voluto. E se Chiara dovesse... Se lei non ci fosse più, sarà pure peggio. Guarda che l'unico responsabile è quel pezzo di merda là dentro. Te ha fatto solo il dovere tuo. No, sono responsabile anch'io, Remo. Avevo promesso di proteggerla, di starle vicino. Invece ho tradito lei e mio migliore amico. Non sai quello che c'ho dentro. E non ho fatto neanche tempo a dirle che... l'amavi. Lo so, Nino. Ma non hai tradito nessuno, te lo dico io. Sempre insieme, Nino. Fino in fondo. Di Venanzio. Sei sveglio, Di Venanzio. Sono pronto per lo scambio. Sarò insieme al bambino al molo 13. Ti aspetto lì. Stiamo arrivando. Molo 13. D'accordo, ci muoviamo. Nino, ho dato i codici a Stefano. Sono sicuro che adesso lui ha la chiave. Ricordatelo.
Adesso comincio a contare. E quando arrivo a tre, tu fai avanzare il ragioniere. E io ti mando il bambino. Va bene. Uno. Due. E tre. Rubata la moto. Rubata. Mo si fermano. Eccoli. Allora io lo voglio a cercare a tornare a casa. Tu la giri a cercare o campo. E la trovare, Tony. Perché sennò per noi è finita, lo capisti? Corri, Tony! Corri! Potresti scappare. Ammonì. Contento di tornare a casa, ragioniere. Dove mi stai portando? Le domande le faccio io.
dimmi dove sta nascosto mio nipote se vuoi il denaro. Nel cuore della famiglia. Quella che servivi prima di infamarla. Dammi da fumare tu. Amadeggio, è Rocco. E ora che ci dico? Pronto? Ah, Rocco! Come? No, Rocco. È tutto a posto. Tutto tranquillo. Un momento arrivò. Sangue mio, tu stai per diventare grande. Te lo devi tenere stretto, Tony. Non te la fare scappare più. La chiamata è partita da Capo Zafferano, che è un piccolo porto a pochi chilometri da qui. Nino! Rocca Nivola, un messaggio di Lofonte. La conosci? Con le campagne, non al regno, le vecchie scalea. La trappola. Andiamo. Talia, guardala bene, Tony. Oviri, chisto è chi gioca rimane della grande Rocca Nivola. Rovina e campagna abbandonata. A gente che sta a casa, un nocomo suecci. Rocco Scalia ci promise un pezzo di formaggio. E gli stanno venendo qua. Come cavallette sbucheranno dalle colline per rosicare qualche cosa. Ma nuace no, Tony. Nuace un siamo come egge. Fai il dovere tuo. E ninni potemo ire sto poi sti mietta. Stefano! Non ne vai! Tu vuoi stare qua? L'hai visto tuo nipote? E ora datti da fare ragioniere. Io non faccio niente finché non vedo mio nipote in mani sicure. Ma pensi che non ci prendiamo cura di lui? Rosaria! Avanti, Tony! Ma che siete impazziti? Ma... lasciatelo libero, no! E questo vizietto è ansioso di entrare nella famiglia. Restituiscimi i soldi. E forse questo ingresso lo ritardiamo. Domino il computer. La banca in rete.
Pronto? Rock canivoro. Comincia la mia vendetta. Perché ti fermi? Continua. Ecco, ho fatto, puoi controllare. Finalmente, ci sono tutti. Bene, il mio lavoro l'ho fatto. Adesso libera mia nipote. Rosaria, ora tocca a tuo figlio. Tone, usa in te se so con essere Rocco. Amone che ci aspiate. Amone, figlio mio, faccello vire, racchesse, quanto sei coraggioso tu. Figliacchi! Avanti, Tone, spara! Figliacchi, no! Gran Fonte, ti ricordi mio padre? Sangue chiama sangue, bastardo. Avanti, Tony, spara! Spara, Tony, spara! Yacchelon! No! Ecco, sparai. Siete contenti ora? Puttana! Che ti ha insegnato figlio? Levate, cosa inutile! Si unta, fili tu, faccio io! L'ammazzo io a sto figlio bottana! No! Prima che ha fallito. Rocco, ma che stai riuscendo? E tu è mio figlio. Ragione. Rocco Scalia! Butta l'arma! Che ci sei venuto a fare qui? A riprendermi il bambino. Bravo, così ammazzo anche te. E la mia vendetta sarà completa. Il mio sangue per il suo. Per me vivere o morire è lo stesso dolore. E che sei, un poeta? Un eroe? Lo sai che sei? Uno sbirro solo. No, sei tu solo. Stefano! Stefano! È il bambino! No! No! Cosa vuol dire? Domani comincia la mia vendetta. Te lo ricordi? La chiave, nonno. La chiave. Ah. Bravo, Picciotto. Ah.
Stefano. Nino, il codice che ho inserito nel computer di Rocco è falso. Stefano, lui c'ha la chiave. E Stefano, la chiave. E Stefano. Sì, Turi. Chiara. Chiara è salva. Nino. Papà. Yeah.
oggi persistono e ti abbandono. Volare se vuoi, come ali al vento che non cadono.